L'incarico di progettare e realizzare una cappella che contenesse la Sacra Sindone fu affidato a Guarino Guarini, che era annoverato tra i maggiori architetti del barocco piemontese. Ma nella notte a cavallo tra l'11 e il 12 aprile del 1997 accadde un avvenimento a Torino che non poteva essere previsto da nessuno. Infatti verso la mezzanotte ci fu un rovinoso incendio, le fiamme devastarono la cappella barocca seicentesca progettata dal Guarini. Per fortuna la Sindone non fu direttamente interessata dall'incendio, questo perché nel 1993, per consentire i lavori di restauro della cappella, la teca che conteneva la Sindone e la Sindone stessa erano stati spostati al centro del coro e protetta da una struttura di cristallo antiproiettile. La cappella in seguito è stata poi interessata da un'ampia opera di restauro ed è stata restituita ai cittadini e ai visitatori finalmente nel 2018, entrando quindi a far parte del percorso di visita dei Musei Reali di Torino.